Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo delle quattro cose che sto facendo attualmente nella mia fase di massa. Quindi se sei qui per quello puoi tranquillamente cliccare in avanti, altrimenti let's get this day started. Allora, sono le 2:15 e io sto andando adesso in palestra per fare l'allenamento, dato che ieri con Sam abbiamo fatto il cheat meal di Andrea Presti, abbiamo mangiato un sacco, quindi ho evitato di mangiare stamattina. Mi sono preparato solamente uno shake con il Clear Whey di Foodspring. Queste sono le mie preferite, ma come vedete sono finite. Ho finito anche la citrullina e ho finito anche la creatina, quindi devo provare queste nuove Clear Whey, che ha il gusto mojito. Dai, ok, buone. Forse un tantino forti di sapore, infatti queste qua alla pesca rimangono le mie preferite. Let's go! Ok ragazzi, siamo appena arrivati fuori dalla palestra. Abbiamo switchato la palestra a Lussemburgo, praticamente per 6 mesi, da gennaio a giugno siamo andati a Pain World. Era quella palestra proprio per bodybuilder, gente veramente seria e cattiva. Abbiamo trovato un'altra molto carina vicino casa, che è questa qua, che si chiama Gyms, e è abbastanza vuota a quest'ora, e quindi diciamo che ce la facciamo andare bene. Sto quasi metà dello shake. Devo dire che stamattina mi sentivo un po' gonfio dopo il, appunto, cheat meal di ieri sera, che ci siamo mangiati burger, patatine e chicken strips e cose varie. Ma adesso mi sento molto molto pronto per l'allenamento. E allora, eccoci con le quattro cose che sto facendo diversamente in questa fase di massa rispetto al passato per provare a massimizzare la mia crescita muscolare. Numero 1, sto provando ad aumentare la qualità di ogni ripetizione. Praticamente voglio che l'ultima ripetizione di una serie sia il più simile possibile alla prima di quella serie. Tranne che per ovviamente la velocità, che ovviamente sarà ridotta vista l'affaticamento e l'accumulo di agenti metabolici, di ipossia, di H+, più ci avviciniamo al cedimento. Però lo voglio fare perché è l'unico modo per essere sicuri di progredire veramente, perché se c'è, diciamo, un change di forma, se iniziamo a utilizzare slancio eccetera eccetera verso le ultime rep di una serie, come facciamo a tracciarlo in modo accurato e preciso e costante? Diventa molto più difficile. Quindi voglio veramente massimizzare la qualità di ogni singola ripetizione e far sì che anche vicino al cedimento la forma d'esecuzione non cambia, se non appunto ovviamente sarà più lenta. Numero 2, sto provando ad aumentare la mia prossimità al cedimento. Ne abbiamo già parlato, prossimità al cedimento è praticamente, possiamo vederlo come RIR o con la scala RPE, è praticamente quanto ci spingiamo e se arriviamo al cedimento muscolare oppure no. E io di base in questi ultimi mesi e in questa fase di massa voglio fare meno lavoro in buffer e più lavoro a cedimento, soprattutto sui movimenti di isolamento, ma anche probabilmente sulla prima serie dei miei movimenti composti. Questo non è necessario per massimizzare l'ipertrofia, si è visto comunque negli studi che finché ci spingiamo sotto un RIR di 3-4 ripetizioni la crescita muscolare è quasi del tutto massimizzata. Ma dopo anni in cui mi sto allenando, sto notando che il mio corpo risponde forse meglio in questo momento ad un'intensità più elevata rispetto al mantenimento di un buffer su ogni serie. Comunque gran parte dei ragazzi che seguo crescono usando un buffer leggero, 1-2 RIR, quindi non è che anche tu devi fare così. Ma forse con alcuni che si allenano da tempo, lavori a cedimento potrebbero diventare più necessari. E infatti mi viene da dire anche per te, sperimenta. Se ti alleni da tanto tempo, sei intermedio e lavorando con un buffer non hai notato una crescita muscolare, diciamo, netta, potresti provare a passare nell'altro campo, che è il campo dell'intensità, e almeno una serie, diciamo, la serie che usi per tracciare le tue progressioni sui tuoi movimenti chiave, la puoi veramente spingere sempre al massimo per provare a progredire su quella serie. E se serve andare a cedimento, quindi 0 o 1 RIR, lo faccio. Numero 3, sto sperimentando anche con volumi maggiori. Magari in passato avrei fatto una sorta di ondulazione e di crescita di volume per poi arrivare in una supercompensazione e sarei arrivato magari stando tra le 10 e le 20 serie. Attualmente mi spingo anche fino alle più di 20 serie per settimana, ma fino alle 30 serie a settimana per gran parte dei muscoli, alcuni di più e altri di meno, ondulando appunto il volume sul mesociclo. Quindi non parto direttamente dalle 30 serie, ma magari parto da 10 serie per gruppo muscolare a settimana e di settimana in settimana aumento magari di un paio di serie fino appunto ad accumulare un botto di volume, arrivando anche a 25 serie o 30 serie per appunto alcuni gruppi muscolari, soprattutto quelli deboli per me, che sono, o comunque non deboli ma che voglio portare avanti, che in questo momento ho deciso che sono il petto, le braccia e le spalle. Finché recupero, e praticamente usiamo come proxy marker del recupero la progressione negli allenamenti, ovvero se noi stiamo progredendo negli allenamenti probabilmente tutto il resto che riguarda il recupero, quindi il sonno, la dieta,
Tutte queste cose probabilmente, se stiamo progredendo negli allenamenti, vuol dire che sono sotto controllo e vuol dire che sto migliorando sia di performance che al 99% di crescita di nuovo tessuto muscolare. Quindi anche tu, se sei rimasto a volumi bassi o medi o alti e stai notando che la crescita non ti sembra essere così netta, potresti essere semplicemente una persona che risponde a meno volume o più volume o medio volume, quindi probabilmente dovrai testare diversi protocolli e vedere anche te in pratica a cosa rispondi meglio. Punto numero 4, mi sto veramente focalizzando di più sulla biomeccanica e lascio il corpo muoversi nello spazio dove vuole. Questo praticamente vuol dire meno pippe mentali, meno il libro dice che devo fare così o il mio PT mi ha detto questo, però veramente non ha molto senso, e lascio al corpo, che è una macchina con migliaia di anni di sviluppo, decidere dove vuole andare. E per ora ho notato maggiore crescita dei bicipiti e praticamente negli ultimi giorni mi portavo appresso alcuni fastidi, anzi non negli ultimi giorni, per anni mi portavo appresso dei fastidi tra caviglia, che me la sono praticamente ho lesionato il legamento 2 volte, e quindi penso che tutto quello mi portava molta difficoltà, ad esempio a fare una pressa con un buon full range of motion o gli squat, e stessa cosa con l'anca, i lombari, le spalle, mi portavo appresso dei fastidi, e da quando sto ascoltando il corpo e soprattutto non obbligando il mio corpo a seguire textbook form, semplicemente andare nello spazio dove vuole andare, che vuol dire seguire la sua biomeccanica, da lì veramente tutti questi fastidi sono tolti e sto notando una maggiore crescita muscolare. Magari andrò più nel dettaglio in un post o in un video futuro, quindi se volete che lo faccio, fatemi sapere. Io spero che sia stato utile, che ti dia qualche consiglio per ottimizzare il tuo allenamento, e qualsiasi domanda, commento, fammi sapere, che ci sentiamo appunto qua sotto nel video. E dato che siamo qua, ti spingo anche a seguirmi di più su Instagram, che sto mettendo anche lì contenuti informativi, post scientifici, articoli, nuovi studi che escono, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, seguimi pure su Instagram e enjoy the rest of the video. Madonna, raga, che freddo! Sono uscito in maglietta, che post gym siamo riscaldati, ma fa un freddo qua e mi sono accorto che sta venendo veramente buio presto. Già solo 2 settimane fa, che magari fino alle 6:30, 7 reggeva, adesso verso le 4:30 già si fa un pochino buio. Comunque l'allenamento è andato abbastanza bene. Sul primo movimento oggi è un feeling pazzesco, veramente. Oh, grazie Sammy che mi hai aperto. Primo movimento, feeling pazzesco, fatto un PR su quella flat plate press e mi sembra che ho fatto PR anche sui bicipiti, non sulle spalle dopo, sulla schiena sì, insomma è andato così così. Alcuni esercizi ho fatto PR, alcuni no, ma è normale che non riesco sempre a progredire in tutto. In base, tipo, serve molta molta concentrazione e focus durante proprio il set, soprattutto che voglio appunto che la qualità delle mie ripetizioni sia veramente alta. Oltre alla forza serve proprio tanta concentrazione e focus, e è più facile inizio allenamento rispetto a fine allenamento, quindi solitamente gli esercizi che faccio all'inizio vanno bene. Infatti anche oggi ho fatto PR su quel flat plate press, sono felice, sto progredendo, mi vedo leggermente più pieno, ma anche meno definito, lo noto soprattutto se mi guardo allo specchio vedendo le vene che un po' spariscono, è una cosa che devo un attimino accettare, da oltre un anno che non ingrasso appositamente, ingrasso tra virgolette, ovvero che non spingo le calorie, non metto il surplus calorico fatto appositamente, e invece adesso lo sto facendo, quindi mi vedo sicuramente più pieno, ma anche leggermente, che dici Sam? Pure dire, molto più grosso, dai. No, ma te l'ho detto, cioè, Vabbè, non mi vedo più grosso perché. ti vedo io, lo dico io, Grazie, ti vedo grazie. io molto più grosso. Grazie. No, le vene ce l'hai, sei più grosso, hai perso un tantino di definizione, ma sei gigante, Sì. E come natural vogliamo stare gran parte del tempo in investimento, così possiamo dirlo, se vogliamo diventare più grossi. E è proprio un periodo di investimento proprio per questo motivo, perché magari nel momento, no, non ti vedi al meglio, al top. Sì, alla fine è una cosa di gusti. E io devo solo abituarmi un attimino. Comunque, questo era l'allenamento. Regà, noi ci vediamo a casa. Non ho resistito e come post workout eccoci con il kebab. Alla fine ogni volta che filmo sembra sempre che mi sto mangiando il kebab, ma letteralmente lo prendo una volta a settimana, massimo due. Ed è partita ieri e sinceramente non avevo voglia di cucinare stasera, quindi ho fatto questo kebab
sempre doppio pollo con un po' di lattuga e pomodoro, e ovviamente c'è la pita fuori, quindi c'ha ottima fonte di proteine, carboidrati, c'è anche un po' di grassi. Io la sto vivendo molto molto flessibile, possiamo ottenere risultati anche in questo modo. Diciamo che l'approccio che ho coniato, tra virgolette, che sto seguendo adesso, non è veramente una dieta flessibile, ma più un mix di dieta flessibile, dieta intuitiva, ma anche un pochino la dieta da bro, perché gran parte dei miei pasti sono pasti magari considerati da bro, tipo riso, pollo, queste cose qua. Il nuovo modo in cui lo chiamo è più o meno dieta a controllo flessibile, quindi è la stessa cosa la dieta flessibile, ma con questa aggiunta di a controllo, che vuol dire che in alcune giornate sono più flessibile, in altre sono meno flessibile. E secondo me questo è il miglior modo per continuare e sostenere a lungo termine una dieta, anche per il bodybuilding o il fitness, se non è il nostro lavoro, se noi non dobbiamo fare competizioni, se non siamo agonisti, perché fare o metterci o sottoporci a degli stress e una dieta così ferrea che diventa quasi insostenibile a lungo termine, se poi in realtà ci limita la nostra vita o ci limita il fatto che possiamo uscire con le persone, la gente, e soprattutto adesso che è post-Covid, onestamente penso che quella dovrebbe essere la priorità. Provare a ricongiungerci, a ritrovare quelle connessioni sociali che magari non abbiamo avuto per tipo un anno e mezzo. Quindi veramente molto molto easy, avevo voglia di kebab, me lo mangio, sto in massa, vi faccio vedere. È veramente una bomba. È bomba. Stavo pensando se includere o meno questa clip, ma essendo arrivati alla fine, e se sei arrivato fin qua, alla fine vuol dire che sei una di quelle persone che mi segue e mi supporta sempre, e penso che te lo devo a te, una spiegazione in generale. Veramente col Covid ho vissuto un periodo molto strano e difficile, penso anche di transizione proprio, e sicuramente adesso mi sento che ne sto uscendo e che sono decisamente cresciuto, ma io sono una persona che ha sempre lavorato molto ad obiettivi. Che fosse al liceo o all'università, mi ricordo che all'università mi ero messo un obiettivo che volevo finire e quindi graduate, e non essere per forza obbligato ad andare a trovare un altro lavoro, e questo era il mio obiettivo alla fine dell'università, no? Che ho raggiunto, però per raggiungerlo ho dovuto scrivere l'obiettivo, ci ho dovuto lavorare molto sopra, ho dovuto appunto fare tutti questi social, YouTube e il coaching, i programmi, eccetera eccetera. Da lì poi mi ero messo un altro obiettivo, che era quello non solo di non dover trovare un altro lavoro per il momento, ma anche obiettivi alla fine miei in termini di numeri di persone, in termini di ragioni economiche, perché alla fine ho 25 anni, non sono più un ragazzino, non ho più quel sogno magari che avrei potuto avere a 18 anni, dove era tipo oddio faccio YouTube, vado in giro e filmo sempre. Piano piano ogni anno mi sto accorgendo che ci sono più persone che lavorano intorno a me, diciamo, e quindi ho più responsabilità. Inoltre alla fine sono un ragazzo, ci sta che capitano appunto dei momenti in cui ti domandi che cosa stai facendo con la tua vita, e secondo me tra i 20 e i 30 anni ci saranno numerose, diciamo, non dico ricadute, ma numerose volte in cui ti chiederai ma effettivamente sto sulla giusta strada, sto facendo quello che dovrei fare oppure no, e sto andando in un posto, in una direzione sbagliata. E non c'è niente di male con ammettere i propri errori, e non c'è niente di male con appunto riflettere sulla propria situazione, e è quello che io ho fatto molto molto quest'anno, e mi sentivo un po' come se avessi perso la fiamma, avessi perso quella voglia, quella nemmeno motivazione esterna, ma proprio motivazione interna e disciplina per raggiungere qualcosa. E è stato un momento difficile, perché per la prima volta mi sono accorto che io sono una persona che lavora con gli obiettivi, e per la prima volta non avevo un obiettivo e stavo un pochino andando lì per aria. E anche adesso non è che siamo usciti del tutto da questa fase, sicuramente stiamo riprendendo e le cose stanno riaprendo, le cose post-Covid, e mi auguro che più arriviamo verso la fine dell'anno e inizio l'anno prossimo sarà tutto ancora più normale, ma è comunque, non ne siamo usciti fuori completamente, quindi piano piano c'è questa transizione che sto facendo, e ora mi sento molto molto meglio, molto molto più, come dire, focalizzato sul mio obiettivo, e so esattamente cosa voglio fare. E anche per questo abbiamo iniziato appunto il canale di Kaizen, che sta andando veramente fortissimo, perché stiamo facendo finalmente dopo anni dei contenuti che sono molto, come dire, molto consoni alla piattaforma che è YouTube, che è più di divertimento e meno di vlog, o comunque i vlog sono passati forse un pochino in secondo piano, ma questo faccio questa clip praticamente semplicemente per dire che ho avuto un periodo abbastanza difficile di transizione, non sapevo se stessi sulla giusta direzione,
forse anche lo stress e la responsabilità di alla fine lavorare in proprio anche durante un periodo col Covid, piano piano mi è sempre salita di più, ma che adesso sono pronto e non vedo l'ora di spaccare. E volevo semplicemente dire che se anche tu stai tra i 20 e i 30 anni e ci sono dei momenti in cui hai dei dubbi o delle situazioni difficili, penso che ognuno di noi non abbiamo tutte le risposte. Purtroppo la vita è proprio questo: ups and downs, cose che non sappiamo controllare, che non possiamo controllare, cose che non sappiamo, appunto, facciamo una scelta giusta in che direzione ci porta, in che direzione non ci porta, e questo è completamente normale, raga. Non possiamo pretendere che tra i 20 e i 30 anni sappiamo già di sapere tutto e di conoscerci al 100%. La cosa importante, secondo me, è lavorare su questo, sul rapporto con se stessi, sul rapporto con gli altri e veramente sugli obiettivi, sia per la carriera che per la vita futura che possiamo avere. Io mi sento molto più carico e non vedo l'ora appunto di fare il lancio di Black Friday, perché sarà la prima volta che metteremo tutto il sito in sconto fino al 50-60%, quindi saranno prezzi veramente stracciati, ma vogliamo veramente provare a far arrivare la roba a più gente possibile, così vedete la qualità, e questo è praticamente solo l'obiettivo a breve termine. Poi veramente non vedo l'ora di riprendere anche con i video qua su questo canale e riniziare a viaggiare, perché lo sapete, a me viaggiare è il motivo principale per cui ho iniziato su YouTube e sui social. Non mi andava di stare chiuso in un ufficio, volevo invece uscire, viaggiare e esplorare, e anche quello col Covid è stato impattato. Quindi adesso che stanno levando tutte le restrizioni, spero veramente di poter viaggiare un pochino, andare in alcune mete che nessuno ancora ha mai mostrato su YouTube Italia e provare invece appunto a portare dei bei video da là. Quindi se vedrete un pochino un cambiamento, sappiate che i contenuti resteranno questo, sarà sempre un vlog, sarà sempre una porzione un po' informativa in palestra, e proveremo il più possibile anche a viaggiare, a incorporare un pochino tutto il resto. Questo è tutto, è entrato Sammy anche nel video adesso. Oh yeah, mi piace come sono Salutali. vestito, siamo gemelli, Oh, gemelli black and figo, white. figo, sì. Questi sono i set che rilasceremo, che saranno appunto le uniche cose della nuova collezione, quindi non scontate per Black Friday. Vi daremo più dettagli ovviamente in futuro, e niente, se sei arrivato fin qua ti ringrazio di cuore, lasciaci un commento, lasciaci un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto. Vi apprezzo tantissimo e ancora mi sembra incredibile che tipo posso veramente raggiungere così tante persone, e boh, forse l'ho preso un pochino per scontato negli ultimi anno e mezzo, 2 anni, quindi sì, ora non lo farò più, e questo me lo dico a me stesso e è una promessa che faccio anche a voi. Ci sentiamo, keep improving, ci vediamo al prossimo video.